Sottoporta Show Live, post gara di Inter Napoli 2-0 purtroppo, e aspettando Napoli Bologna con rinnovato entusiasmo e voglia di rifarci. E sono sicuro che anche il tifoso Aldo, che si è prenotato con noi, ha voglia di non solo raccontarci la disfida di sabato scorso, ma anche di approfondire con noi i temi di Napoli Bologna. Ciao Aldo, è un piacere averti con noi. Come stai? Ripreso da questa botta terrificante? Sarà una bella botta perché, come hai detto tu, il Serie A effettivamente non ci aspettavamo una sconfitta contro l'Inter, anche se in effetti è stata la nostra bestia nera quest'anno, È perché vero. anche l'unica partita che abbiamo vinto soffrendo moltissimo, giocando con un uomo in più e soffrendo nel finale, insomma, è stata difficile. E sabato non è andata. E non è andata, non è andata purtroppo. Aggiungiamo che per fortuna le partite con l'Inter per questa stagione sono finite, e quindi bisogna guardare avanti. Tu che eri allo stadio Beppe Meazza sabato scorso, che clima c'era? Perché noi dalla televisione abbiamo avuto modo di ascoltare sempre i soliti cori e roba varia, invece dalla tua privilegiata postazione? Beh, io ero abbastanza vicino alla curva di Siena. Non solo ci sono stati dei cori, ma ci sono stati anche dei petardi Ah, caspita. dall'inizio, insomma, non è stato un bel clima, ma voglio dire più o meno il clima di Siena. Io ero in una zona simile agli Stinti, se vogliamo rapportarlo a San Paolo, e c'erano comunque molti napoletani vicino a me. Però, vabbè. Riconosciamo quei gol, soprattutto dall'Inter, più che da Milan, a San Siro sono gli interisti che fanno quei gol e ci dobbiamo rassegnare a questa cosa. Io che Beh. sono mio da 26 anni conosco bene quei gol, Beh, insomma, beh, 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 beh. Purtroppo è una poco piacevole abitudine questa dei cori che oltre a farli a Milano lo fanno un pochettino dovunque. Questo non è vittimismo, ma è un dato oggettivo e ne dobbiamo prendere purtroppo atto di queste cose, ecco, insomma, ma in generale. sono contento che almeno questa volta sorprendo di Sì, verissimo, infatti bisognerebbe, diciamo, fra virgolette, partire dal, anzi senza virgolette, partire dal basso con una, diciamo, rigorosa educazione. Ecco, poi per carità allo stadio ci sta la parolaccia e roba, perché qua uno non vuole fare neanche il puritano, però una cosa è lo spottò, una cosa è l'insulto. la Certo. parola c'è, sta lo sfottò, ci stanno tante cose allo stadio, però il tantissimo gratuito è veramente. E io ho visto anche delle scene molto belle. Io incamminandomi verso lo stadio ho visto due bambini con due genitori, uno con la maglia di Inter e uno con la maglia del Napoli. Volevo fotografare, poi distraere, ho detto magari non è il caso, però sono queste scene belle, Eh beh, sono certo. vedere bandiere vicino e gente che possa tifare per la propria squadra. Purtroppo non capito Io ti voglio fare una domanda apparentemente banale, ma secondo te perché c'è questo odio costante o comunque non tolleranza verso i napoletani? Te lo sei chiesto fra te e te? bene. Sì, me lo sono chiesto diverse volte. In realtà poi si potrebbe fare un'analisi molto lunga e che va nella storia, insomma, Eh beh. perché alla fine questi cori, per esempio, il Palermo non li subisce, no? Li subisce esclusivamente il Napoli, sia perché obiettivamente abbiamo una squadra che è competitiva, quindi tutte Vero. le palle che fa dovesse paura, chiaramente c'è una cosa in più. Però il napoletano purtroppo è per sua costituzione storica o molto amato o molto odiato, cioè, c'è poco da fare. Io Eh beh. ho riscontrato questo, io ho avuto l'occasione di lavorare in tutta Italia, non solo a Milano, ma in generale c'è questa posizione per cui ogni napoletano è visto come il fantasioso, l'artista, l'ironico e così via, oppure viene visto come la camorra, Ecco. le cose cattive, gente che fa cose brutte. Quindi credo che comunque, e come con i grandi cantanti, con i grandi attori, io sono
grandissimamente amati, oppure non vengono, cioè vengono odiati, o comunque non vengono visti conosciuti. È una condizione. Poi, ti ripeto, se voi andiamo a capire le ragioni storiche, non ci vuole un po' troppo tempo. Quella trasmissione non dura così tanto, quindi. Sarebbe bello da approfondire, ma insomma magari lo possiamo fare in separata sede, no? Ma comunque chiaramente è un tema che merita. Poi parole di libertà. Beh, certo, anche in quell'occasione, decisamente, no. Decisamente sì. Aldo, senti, tuffiamoci nell'ambiente calcistico, che è anche quello che banalmente ci piace di più. Come ne esce il Napoli da Milano e cosa ti aspetti con il Bologna e anche più avanti con, mi butto io già subito al match delicatissimo con la Roma? Guarda, oggettivamente io ero molto molto preoccupato dopo la partita con l'Inter, perché se nel primo tempo, dopo il gol non regolare di, esatto, stato un minimo di reazione, quando più in particolare una condizione nervosa, che però poi non riusciva a spiegare dal punto di vista, nel secondo tempo invece il Napoli è completamente scomparso. Sì. E non ha avuto la possibilità proprio di, dopo il 2-0 non si è dato la possibilità di recuperare. Dal punto di vista fisico è un'ambizione, perché vedo molti giocatori che della condizione fisica fanno il loro cavallo di battaglia, che in questo momento hanno grossissimi problemi. E il fatto che la partita con Bologna capita domani, cioè tre giorni dopo, insomma, non depone a nostro favore. No. Soprattutto perché all'andata il Bologna che ha battuto, quindi qualche cosa non funziona nei confronti del Bologna. Per fortuna la Roma, ecco, sta perdendo dei punti. Arrivare a Roma con solo i 3 punti di vantaggio, quindi perdendo con la Roma, praticamente avremmo subito il sorpasso virtuale, sarebbe stato veramente grave. Sì, decisamente. Possiamo ancora farci. Beh sì, per fortuna diciamo ad oggi c'è una tra virgolette rassicurante margine di appunto un margine fra queste due squadre, quindi non dico che il Napoli possa andare a Roma in maniera diciamo disinvolta, ma quantomeno insomma sai hai ipoteticamente qualche possibilità, ecco, insomma, di uscire al massimo, ecco, diciamo con un pareggio, ecco, insomma, non considerando quella cosa che nessuno vuole pensare, ecco, diciamo. Però effettivamente anche la Roma, dopo quel periodo di 9 vittorie su 10 partite, ha avuto qualche momento così. Io ho visto anche Atalanta-Roma, dove sì, anch'io. E praticamente la difesa ha cominciato a ballare un po' troppo. Quindi 3 contro l'Atalanta vuol dire abbastanza. È un segnale. Ora pure no, speriamo che sia così. Poi ritorna pure Higuain, quindi insomma. Decisamente un ritorno importante. Sì, sicuramente un ritorno importante. Poi, sai, io non voglio neanche fare troppo la parte, no, che Gagliardini era l'eroe contro il Verona ed era lo scarzone contro. No, ma infatti. Gagliardini è un giocatore, un ottimo calciatore, che oggettivamente se fa la riserva di Higuain, una ragione ci sarà. È vero. Più completo e più continuo. Ma tu lo terresti, cioè tu lo terresti per l'anno prossimo uno come Gabbiadini? Io assolutamente sì. Se, allora, io terrei tutti i giocatori di classe che il Napoli che vogliono rimanere in Napoli. Ah, ecco, il Napoli, giusto. Il Napoli ha dei giocatori di classe soprattutto nel reparto di attacco, che secondo me non andrebbe mosso. Quindi se vogliamo fare proprio un piccolo excursus verso il mercato, ecco, il Napoli avrebbe dovuto fare già allenando, giustamente, a centrocampo, vero, e
in attacco siamo messi bene, per cui sì, decisamente. Se c'è tutta la volontà di rimanere, io credo che sia un giocatore totalmente funzionale. Beh, speriamo che lo pensi così anche Sarri, che si riesca a convincere a partire dalla prossima stagione. E poi fra l'altro noi facciamo corna, noi siamo scaravantici, però l'anno prossimo saremo lì a risentire quella piacevole musichetta, ecco, quindi non solo più davanti a quel maledetto benedetto televisore, ecco, insomma. Che emozione può dare la Champions a un giocatore, ma anche al tifoso, ecco perché poi noi qua parliamo tanto di partite e roba varia, ma io voglio entrare anche nel tuo animo, ecco, sentire quella musichetta, che emozione ti dà? Forse è una domanda troppo scontata. Ed è per questo che dico che comunque uno come Gagliardini, che ha un po' di esperienza internazionale ma non tantissima, secondo me potrebbe anche permettersi di dire faccio un'altra stagione all'ombra di Higuain, magari giocando qualche partita in più, va bene, o comunque un apporto ad una squadra che è importante. Cioè noi deve fare il messaggio che Napoli è una squadra importante, no? Ascoltavo l'intervista di Rino Cesarano che hai fatto la settimana scorsa. Sì, sì, venerdì scorso. Certo. Posso andare bene con il discorso. Certo che le difese invece sono veramente un attimo da rivedere, soprattutto per chi deve entrare in campo se i titolari mancano. Siamo carenti. Decisamente, purtroppo è così. Da questo punto di vista tocca al trio Sarri, Giuntoli, De Laurentiis capire effettivamente quali sono le restanti lacune anche per insomma riuscire a competere su più fronti a partire dalla prossima stagione, perché da questo punto di vista non si scappa. Aldo, prima di salutarti voglio chiederti, domani tu sarai allo stadio oppure la guardi da casa la partita? Domani la guardo da casa perché purtroppo andare a San Paolo mi è precluso qui da Milano. È un viaggetto bello lungo. Però la guarderò da casa con un'altra che ben conosce e quindi saremo sempre attenti a portare anche da casa molto di la squadra. Va bene, perfetto. Quindi insomma, a discapito di alcuni che dicono ma il tifoso è solo quello allo stadio, ecco, si può tifare anche tranquillamente da casa, anche perché la passione per il Napoli resta intatta nonostante tutto. Se potessi stare a Napoli sicuramente avrei l'abbonamento e qualche sorpresa me andrà a fare, purtroppo non l'ho aspettato, a San Paolo ho potuto vedere solo Napoli, però mi sono divertito perché è andata bene, insomma. Quindi insomma c'è anche questo fattore fortuna, ecco, diciamo. Quindi dovresti, quindi vieni più spesso. Vabbè, cioè, chiaramente compatibilmente con tutti gli impegni che uno ha comunque nella vita, perché c'è il calcio ma c'è anche una vita da mandare avanti nonostante tutto. Aldo, io voglio ringraziarti, se hai dei saluti da fare te li lascio fare amabilmente. Io voglio salutare
perché questo è il contesto per salutare loro, e dire ragazzi dobbiamo stare vicini alla squadra in questi momenti, è facile starci vicino quando vinciamo, dobbiamo starci vicino ora che sarà difficile arrivare a fine campionato con la forza e con la veemenza che abbiamo avuto nel fine giornata, per cui siamo vicino, quello che possiamo fare è questo, certo che tutto il resto si vedrà, speriamo che sia al secondo posto che è strameritato per quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Decisamente sì, gran bel messaggio e sposo in pieno le tue parole e anche l'obiettivo finale che deve essere assolutamente la conferma della seconda piazza. Aldo, io ti ringrazio e continua a seguirci.